Quanto è realistico OMSI 2? Ho provato diversi simulatori di autobus e questo probabilmente è il migliore. OMSI 2, versione decisamente migliorata del primo OMSI, si focalizza sulla guida, tralasciando tutta la parte gestionale dell'azienda. Per capirci, qui guiderete basta. Non potete nemmeno scendere dal mezzo, ma potete fare gasolio e lavare il mezzo, se trovate un distributore, oppure un deposito. Ma lì basta che vi teletrasportiate. E per evitare fraintendimenti, d'ora in poi quando dirò OMSI mi riferirò solamente al 2. È da quasi un anno che guido autobus e più o meno mi sono fatto un'idea di quanto sia realistico il gioco. So che il 90% di voi non vedrà il video fino alla fine, quindi vi do subito una risposta. OMSI 2 è realistico? Circa. Se pensate che sia un simulatore alla pari di quegli ufficiali di Formula 1, vi sbagliate di grosso. Stiamo infatti parlando di un gioco che appartiene alla categoria simulazione. Niente di più. Come Rock Simulator o Goat Simulator. Di conseguenza non sostituisce in alcun modo la scuola guida e la realtà. Prima però non vi ho detto che non è affatto realistico. Qualcosa di positivo c'è. Prima di tutto, le svolte. Il guidatore di un'auto medio e impedito ha la tendenza di sterzare subito e di guardare sempre solo avanti. Gli specchietti non esistono e tutto sembra così semplice. Se giocate ad OMSI senza aver mai guidato un autobus, dovrete reimparare a fare tutte le svolte. In linea super mega ultra generale, dopo essere finiti 184 volte sul marciapiede, si intuisce che forse prima il mezzo deve uscire un po', tendenzialmente verso la metà, e poi si sterza. E ovviamente andando avanti si impara a fare le svolte in maniera più fluida. Ma ancora di più imparerete ad amare gli specchi. Diventano fondamentali e senza di essi, se non volete attivare la modalità in terza persona, certe curve o svolte diventano molto difficili da fare. OMSI 2 poi vi darà un'alta prospettiva sul freno. Anche qui potrete inchiodare, ma gli spazi di frenata si allungano notevolmente e la gente volerà fuori. In realtà nel gioco la gente non cade mai e di certo non posso ricreare questa scena nella vita vera. E in linea più generale, se non volete che la gente vi insulti, imparerete a fare frenate dolci e lunghe. Sì, in questo gioco i passeggeri vi insultano se guidate male. E addirittura se siete recidivi, decidono di scendere. Considerando che non potete fermarvi in un attimo, imparerete a non sfrecciare, perché altrimenti saltate le fermate. Come se saltare le fermate fosse l'unico problema di correre con un autobus. OMSI 2 vi dà poi un'idea sulla lentezza di un autobus. Stiamo parlando di un mezzo che a pieno carico, se ha due assi, può pesare 19 tonnellate. Quindi è normale che impieghi più tempo a partire rispetto a un'auto e anche a raggiungere una velocità adeguata. A meno che non andiate sempre a tavoletta aumentando i consumi del 2000% e facendo cadere ogni 100 metri nonna Giselda. Per me questo gioco vi può far imparare la calma e la fluidità, aspetti importanti per essere un buon autista. Poi ovviamente è un gioco e quindi se non ve ne frega niente potete benissimo tagliare tutte le curve, sterzare senza pietà e inchiodare ogni 3x2. Lo ribadisco, è ovvio che OMSI 2 non è uno strumento adeguato per prepararvi al vostro esame di guida. Prima di tutto, non state giocando con un visore che vi permette di dare una visione realistica degli specchi, dell'autobus e delle profondità. Siete davanti a uno schermo, più o meno grande, a casa e tranquilli. Talmente tranquilli che vi verrà facile usare il telefono alla guida e mettervi qualcosa in sottofondo. E potete pure andare in bagno quando volete. Tutorial su come andare in bagno mentre giocate ad OMSI 2. Allora, mettete in pausa con il tasto che avete scelto, oppure con P dalla tastiera, o se non ve ne frega niente del ritardo, lasciate così, e vi alzate e andate in bagno. Poi, a meno che non vi procuriate una vera plancia di un autobus, non avrete mai la stessa sensazione alla guida. Per non parlare dei pedali, che sono completamente diversi, soprattutto quello del freno. Se poi fate come me che gioco con le ciabatte, il realismo è assicurato. Con OMSI 2 non avrete mai la sensazione di star guidando un mezzo che è un tantino più grande di un'auto. Qua non avrete mai la dinamicità della realtà. Dopo un po' vi rendete conto che le auto fanno sempre gli stessi giri, c'è traffico sempre alla stessa ora, i passeggeri sono sempre quelli, non ci sono imprevisti. E poi non avrete mai problemi con i passeggeri.
Cioè, guardateli, come fanno a farvi del male? E prima di fare la patente, non avevo mai tenuto in considerazione il fatto che l'autobus dietro, Skoda, e non mi ero neanche mai reso conto di quanto fossero ingombranti gli specchi e di quanto fosse facile tirarne giù uno. Quindi se fossi passato direttamente da un SI2 alla realtà, avrei tirato giù 18 pali, steso 78 persone, fatto 32 incidenti di diverse entità, saltato tutte le fermate perché non sapevo frenare, graffiato ogni punto del mezzo compreso il tetto e tirato giù tutti gli specchi almeno 20 volte. Ma hey! Almeno sapevo fare qualche svolta. Ricapitolando, OMSI 2 vi dà solamente una prima idea di come si guida un autobus, ma ve la fate su un gioco inevitabilmente semplificato e su situazioni poco realistiche. Quindi l'unico modo per imparare a guidare un autobus è andare a scuola guida e fare tanta esperienza, a meno che nel frattempo non arrivi l'intelligenza artificiale. Poi, nota conclusiva, il gioco, come avete potuto vedere nelle registrazioni, è pieno di lag, anche se avete un computer potentissimo, e di qualche problemino tecnico del tipo che potete uscire dalla mappa.